È partita ufficialmente la stagione 2020-2021 del Volley Soverato con i primi annunci. Il primo in assoluto è stata la conferma di coach Bruno Napolitano e dell'intero staff tecnico, quindi continuità al progetto tecnico per il Volley Soverato, che ora è in pieno volley mercato nel tentativo di allestire un roster che deve ben figurare, come, così come è successo nelle ultime due stagioni. Sì, conferma. Diciamo che continuiamo quello che è il percorso intrapreso due anni fa, considerando che avevo un altro anno di contratto e che ovviamente l'emergenza virus in qualche misura aveva creato qualche dubbio, ma se non fosse altro che siamo un po' tutti in attesa di capire quelle che saranno le condizioni della nuova stagione, soprattutto i protocolli sanitari e quant'altro. Staff riconfermato, a parte Antonio Mariano che purtroppo ci lascia, e mi piace dirlo in questa sede perché voglio ringraziare Antonio per il lavoro che ha svolto con me in questi due anni, un percorso bellissimo fatto insieme a lui, e voglio augurargli il meglio in questa sua nuova avventura. Detto questo, il mercato è in pieno fermento, mai come quest'anno, secondo me è un po' il risultato di questo blocco inaspettato che ci ha lasciato un pochettino tutti con l'amaro in bocca e quindi la voglia di ricominciare. Siamo ripartiti dalle riconferme di alcune giocatrici, di cui spesso insomma, scoprirete i nomi a breve, ed era un po' il punto di partenza, proprio all'insegna di quella continuità di cui parlavo prima. Mercato come al solito non semplice, stiamo cercando di allestire una squadra competitiva, cercando di aggiustare alcune cosine, sempre ecco, partendo da queste riconferme che per noi sono importantissime, proprio in vista di insomma, continuare quel lavoro che è stato interrotto a marzo. Una sorta di anno zero per tutto lo sport, non solo per il volley. Il campionato di A2 si è concluso anzitempo per via del coronavirus nel febbraio 2020 praticamente, con un Soverato che era in terza posizione nella pool promozione, stava disputando un'ottima stagione. Ci sono comunque le premesse anche l'anno prossimo per poter disputare un ottimo campionato, considerando anche che ovviamente tante formazioni, tra cui il Volley Soverato, si dovranno scontrare anche con questa situazione un po' anomala e particolare creatasi per via del Covid-19, che ha un po' resettato tutto sia in A1 che in A2, quindi sarà una stagione dove è difficile ipotizzare o fare previsioni, ma forse anche per questo è ancora più avvincente ed affascinante. Ti ringrazio Pietro perché hai citato il terzo posto e voglio ripartire da lì, perché comunque al di là delle situazioni che difficili che ne hanno determinato l'interruzione, è un terzo posto che nessuno ci toglie, su questo non c'è ombra di dubbio. Merito nostro, merito delle ragazze che hanno saputo interpretare il campionato tra mille difficoltà l'anno scorso, non le sto qui a recitare, ma sicuramente situazioni che ci hanno messo in difficoltà e le ragazze sono state bravissime a superarle, per cui questo terzo posto da cui vogliamo ripartire lo sento molto nostro, proprio perché è frutto del lavoro e degli adattamenti a tante difficoltà. Vogliamo ripartire da lì. Non sarà facile perché sarà un po' un'incognita il metodo di lavoro, un'incognita, come dicevo, i protocolli sanitari a cui bisognerà attenersi. Siamo un po' abituati a questo perché da 3 anni a questa parte il cambiamento del regolamento, i 2 gironi, una straniera sola. Certo, questa è una situazione ancora più di emergenza che bisognerà verificare di volta in volta. Credo, come ho già detto al mio staff con cui ci siamo già riuniti, che sarà bravo chi maggiormente saprà adattarsi, e questo sarà un adattamento vero, perché per quelle che saranno le situazioni molto probabilmente bisognerà cambiare un po' il metodo di lavoro, le metodologie di allenamento e le tempistiche, gli spazi, per cui chi più bravo sarà ad adattarsi, meglio, più beneficio trarrà e meglio si potrà comportare. Sappiamo che si è in pieno volley mercato, quindi ci sono ancora trattative da svelare e nomi, soprattutto top secret, però siamo in grado quantomeno di poter dire, in base alle conferme che ci saranno e ai nuovi arrivi, le caratteristiche che dovrà avere la squadra in questa nuova stagione. Sappiamo anche che il presidente Matozzo con il direttore dell'area tecnica Antonio Vaglienco stanno lavorando duramente in questo periodo di volley mercato. Si guarda anche sulla luce di quelle che sono state le due esperienze passate, le stagioni passate, come ho detto prima, magari cercando di aggiustare qualcosina proprio in base a quello che l'esperienza ci ha fornito. Vogliamo lavorare con una squadra giovane, su questo non c'è ombra di dubbio, insomma le due squadre
su cui abbiamo lavorato la stagione passata e quella passata ancora, ci hanno dato indicazioni, secondo me, in tal senso. E soprattutto perché, come dicevo prima, vincerà chi maggiormente saprà adattarsi, e credo che magari l'adattamento da parte di un atleta giovane potrebbe essere un'arma vincente da questo punto di vista. Certo, poi alcune cose andranno verificate sul campo, quindi sicuramente una squadra giovane, una squadra un po' più completa rispetto a quello che è stato l'anno scorso, anche se l'anno scorso l'incompletezza è stata causa di forza maggiore, non è dipesa la nostra volontà, ci ha penalizzato in alcuni casi e vorremmo che questo non accadesse quest'anno. Sicuramente partendo dalle riconferme che la società credo a breve svelerà e che erano i punti saldi, diciamo i punti fermi su cui innestare nuove atlete, proprio per colmare magari qualche lacuna e qualche gap in quello che sarà un campionato comunque molto competitivo, perché il mercato è in fermento e tante squadre si stanno attrezzando, devo dire, molto molto bene. Lavoro in corso in casa Volley Soverato, è partita ufficialmente la nuova stagione, siamo con il presidente Matozzo che ha dato il via a questa nuova stagione annunciando la conferma dello staff tecnico con in testa naturalmente il coach Bruno Napolitano. Una sorta di anno zero anche per la pallavolo, resettati un po' tutti gli sport per questa stagione che si è conclusa forzatamente in anticipo per via del coronavirus, si riparte comunque sempre con lo stesso grande entusiasmo per l'11° campionato consecutivo in Serie A2. Ma io penso che con grande entusiasmo, senza questo entusiasmo di sicuro quest'anno era difficile per tutti, ed è difficile per tutti affrontare un altro campionato di A2, perché il momento è difficile e triste per chiunque. Non ci sono i soldi degli altri anni, non c'è nessuno che ti dà una mano, c'è grande difficoltà, l'Italia vive un momento di stranezza sociale, di tante cose, per cui era difficile. La passione però ti frega un tantino, è fregato per l'11° anno anche Matozzo, per cui ho ridetto a Bruno, continuiamo il progetto che avevamo intrapreso, anche perché con Bruno non abbiamo mai parlato né di un anno né di due, prima ho parlato di progetti, io mi auguro di poterli realizzare più presto. Ovviamente Bruno Napoletano, che è un calabrese puro sangue, che piace molto Soverato, gli piace l'ambiente, ha confermato la sua volontà, abbiamo riconfermato quasi tutti i tecnici dell'anno scorso, giusto per dare continuità a quello che è stato fatto e per dare ancora di più un segnale sia a Bruno sia alle ragazze, diciamo che siamo orientati, o perlomeno l'abbiamo già fatto, a riconfermare abbastanza gente dell'anno scorso per continuare a fare il campionato che stavamo facendo, e che io sono convinto se non fosse per questo maledetto virus avremmo avuto anche qualche altra soddisfazione. Purtroppo è andata così, ci rimbocchiamo le maniche e riprendiamo il discorso che abbiamo interrotto in maniera traumatica. L'abbiamo interrotto a Mondovì, lo vogliamo riprendere a Soverato, stiamo allestendo una squadra con ovviamente l'aiuto di Bruno e soprattutto con il valido contributo di esperienza di Vaglienco, che sembrerebbe una cosina così messa a caso, non è così, conosce tutto il mondo della pallavolo, coadiuvato dalla sezione tecnica di Bruno Napoletano, stiamo mettendo una bella squadra. Io posso anticipare, senza essere smentito dal momento che ho già firmato i contratti, che Chiara Mason resta a Soverato, che Riparbelli resta a Soverato, che il nuovo libero del Volley Soverato si chiama Barbagallo, che tutti conosciamo, che anche questa è una meridionale della siciliana, quindi anche questa tanta grande voglia. Dico che abbiamo di sicuro grandissima certezza della riconferma del palleggiatore, e quindi anche questa è una grande conquista. Su questi personaggi che diciamo l'anno scorso si sono distinti per voglia di fare e per attaccamento alla maglia, stiamo costruendo un'altra squadra di grande prestigio. Annuncio pure, perché questa ormai è realtà, abbiamo firmato un contratto con un opposto, il mio sogno è una Mancina, ci capisco poco, però vedere schiacciare una Mancina dal posto come attaccante, come opposto, per me è sempre una grande cosa. Si chiama Erzen e mi pare che abbia 1,86 m, qualcosina più di me è alta, è molto forte, e Bruno di questa è contentissimo. Diciamo quindi che l'80% della squadra del prossimo anno 2021 è cosa già fatta. Cosa manca?
la cosa fondamentale. Non ho una lira. Ma dice, allora com'è che ti sei messo a fare la squadra? Perché come al solito io fido nella vincita al Superenalotto, me lo gioco tutte le settimane. La mia speranza è quella di vincere sia il Superenalotto, perché sperare che qualche buon cristiano di queste nostre attività produttive, che sono, ce ne stanno tante in Calabria, possa investire nella pallavolo mi viene difficile. Io punto sul Superenalotto. Il mio sogno è fare un 6 al Superenalotto per fare questa squadra, per poterla portare in Serie A1, e perché io ho promesso ad una giocatrice, con il beneplacito dell'amministrazione comunale, con un palazzetto nuovo, di tagliare il nastro di un palazzetto nuovo con una promozione in A1. È un sogno del presidente Matozzo, che ha condiviso Bruno, quindi non è che si può tornare indietro. Anche Napolitano questo principio l'ha condiviso e non è che può tornare indietro, altrimenti poi sono dolore, perché io ho preso accordi anche con la moglie. La moglie lo tiene qua a condizione che lo vince e vada in A1, altrimenti se lo porta un'altra volta all'estero. Quindi tutte queste cose ci spingono a dire e a fare un appello a quanti ascoltano questo mio appello, che non è un pianto, è una certezza. Ma tu perché ogni anno dici così e poi fai? Perché sono un passionale. E gli antichi dicevano, a gente suvarato sopra, dove c'è gusto c'è perdenza. E io sono il classico perdente, perché ho gusto di fare il presidente della pallavolo e ho gusto di portare il nome di Soverato in alto. E ti posso garantire, Pietro, che la volle Soverato è conosciuta in tutta Italia. Al di là delle difficoltà che ci sono, ovviamente mai come quest'anno, e sono state appena esposte, si riparte comunque da delle buone basi. Uno staff tecnico che è già affiatato e che conosce bene l'ambiente, un direttore tecnico che è al suo secondo anno qui a Soverato, un blocco di 3-4 giocatrici che vengono riconfermate, e poi c'è sempre l'entusiasmo della piazza che può fare la differenza e può accompagnare questo nuovo progetto anche quest'anno. Io di questo ne sono contentissimo, perché se Matozzo esce per andare a prendere il caffè dal suo laboratorio, lo fermano 3-4 persone. Presidente, la squadra, presidente, che facciamo? Ormai credo che sia un fatto che appartiene alla città di Soverato questa Serie A2. Credo che calcio c'è poco, basket sono a carattere giovanile. Calcio 5, anche questa carazione, rimaniamo solo noi nella provincia di Catanzaro di Serie A. Speriamo che con questo benedetto virus, con tutti questi soldi che il Presidente del Consiglio dei Ministri ci propone ogni sera, possiamo anche noi attingere a qualche contributo a fondo perduto, perlomeno avere dei prestiti per poterle pagare a rate. Non per niente Matozzo, 73 anni, lavora ancora. Devo pagare i debiti che ho fatto prima e continuerò a farne, perché solo così possiamo tenere la Serie A2, a meno che, ripeto, non vinco il Superenalotto, o a meno che non troviamo qualcuno che mi sta ascoltando e che dice: voglio investire e portare il mio logo sulla maglia del Volley Soverato, che penso possa essere veramente un buon veicolo pubblicitario sia per la squadra, sia per la città di Soverato, sia per questo prodotto. Io me lo auguro e invito tutti, coloro che ne hanno voglia, di avvicinarsi alla pallavolo, di chiedere dei dirigenti, che ce ne stanno tantissimi, per poter fare questa squadra vincente quest'anno.